Ciao, sono Fulvio Mariola. Se non hai seguito i miei precedenti tutorial, oppure quello che ti ho detto non è del tutto chiaro, puoi prendere giù in basso nelle descrizioni il tutorial di JavaScript. In generale, trovi anche tutti gli altri tutorial per quanto riguarda Python, il networking e quant'altro. Dopo aver studiato il capitolo 3, facciamo un esercizio. Io ti darò all'inizio quale è la domanda, poi stoppi per qualche minuto il video e poi vai a vedere qual è la risposta e vediamo se coincidono. Quindi cominciamo. Allora, let A uguale red, ad esempio. Poi let B uguale blu. Allora, se vado a fare console .log di A e poi console.log di B. Se salvo il programma, come vedi, A corrisponde a red, come l'abbiamo scritto in alto, e blu corrisponde alla lettera B. Prova a fare lo swapping, ovvero dopo il tuo esercizio dovrai scrivere blu nella lettera A e invece red nella lettera B. Ferma per qualche minuto il video. Ok. Andiamo a vedere qual è la soluzione. Allora, come prima cosa dovrò aggiungere un'altra variabile, quindi c uguale ad a. Quindi che cosa ho fatto? Ho spostato red nella variabile c. Poi dopo a è uguale a b, quindi in questo caso ho fatto diventare la variabile a in blu e poi ancora una volta b è uguale a C. Quindi in questo caso ho quello che era prima C era red, l'ho spostato in B. Quindi adesso ancora non ho salvato il programma, però come vedi console.log A, console.log B, console A è red, console B è blu. Se invece salvo il programma, come vedi, i risultati si invertono, ovvero blu in questo caso è A e red è B. Per il momento è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial.